Buonasera a tutti e benvenuti alla serata finale di Miss Italia 2011. Buonasera ragazze, buonasera. Buonasera amici di Montecatini Terme e amici di Rai 1 naturalmente. Sono qui, come vedete, è un ingresso importante, un ingresso... È importante anche per me venire con te, Eh certo, ma questo è un momento delicato, cara Francesca, la nostra Miss Italia uscente. Francesca, già testa secca, fatele un altro applauso da Miss Italia in carica. Sto per diventare ex Miss Italia, Fabri. Eh sì, è arrivato il momento, cara Francesca, di passare il testimone. Che cosa dobbiamo augurarti per il tuo futuro? Oddio, la salute prima di tutto, questa è una cosa che mi diceva sempre mia nonna e la porto sempre con me, poi il successo verrà da sé, magari con impegno, studio. È quello che ti auguriamo, impegno, studio, un po' di fortuna che serve sempre. E adesso vedo che, poiché è arrivato il momento di restituire la corona, arriva Claudia, una delle nostre miss riserva, a ricevere purtroppo la corona. La mia corona, me la devo togliere, oddio. Sì, lo so, è un momento difficile, restituire la corona. Già, è così, va bene, ok, io me la volevo tenere un altro po', vabbè. Però se ce la fai, puoi portarti via questa. Un po' pesante, Beh, so, un pochino, e poi è difficile collocarla a casa. Grazie, Claudia. E allora, Francesca, tanti auguri per il tuo futuro e per grazie la tua vita. Grazie mille, in bocca al lupo alle ragazze. Sì, ma rimani con noi perché... Certo che rimango con voi, non me ne vado. Una delle persone che premierà la nuova Miss Italia. Grazie, grazie mille. Francesca, testa secca.